5 cose, 5 che non sono vere sul trasferimento di residenza, o meglio, 5 cose che non sono vere sul concetto di residenza fiscale. Quali sono queste 5 cose? Perché faresti bene a conoscerle se hai intenzione di trasferirti all'estero e ottenere una pianificazione migliore per il tuo business? Te lo dico tra un secondo, dopo la sigla. Ciao, sono Gadaia Latela e da oltre 20 anni mi occupo di relocation plan e pianificazione fiscale internazionale per massimizzare le libertà personali, fiscali e finanziarie dei miei clienti. Ancora mi trovo in Malesia alla ricerca del paradiso fiscale perfetto e mi sono detto, perché non andare a chiarire alcune dei dubbi, alcune delle misconception, si direbbe in inglese, più comuni sul concetto di residenza fiscale. E sì, perché da quando sono partito, diciamo 15 anni fa, sul web ormai se ne parla tantissimo di residenza fiscale, ma purtroppo a causa proprio dell'ignoranza e delle informazioni molto, a volte anche molto errate, che si trovano sul web, mi trovo a dover risolvere in consulenza delle questioni banali che possono essere massimizzate, e allora cercherò di regalarti un contenuto perfettamente gratuito che potrà aiutarti nei tuoi ragionamenti anche solo prima di pensare di venire in consulenza con me. Intanto ti chiederei di lasciarmi un like e di iscriverti al canale, così da rimanere aggiornato con le notifiche del nostro channel, sempre e più costantemente aggiornato. Prima falsità sulla residenza fiscale: la residenza fiscale non è un free pass. Il fatto di avere una residenza fiscale, qualsiasi essa sia, non vuol dire che sei invincibile, che stai giocando a Super Mario Bros. Con vite infinite, perché devi fare comunque attenzione a rispettare le regole degli altri paesi. Quindi il fatto di avere una residenza fiscale, che può essere anche quella italiana, non vuol dire che se ti trasferisci a Barcellona per 8 mesi in automatico non hai un problema anche di residenza fiscale spagnola, se non fai attenzione, perché sei rimasto in Spagna per più di 6 mesi. Quindi facciamo attenzione, le due cose non combaciano e non si parlano. Il fatto di avere una residenza fiscale non ti rende né invincibile nei confronti delle altre fiscalità degli altri paesi, né soprattutto neanche nomade a determinate condizioni, ok? La seconda falsità sul concetto di residenza fiscale: basta che me ne vado, che ci vuole a perdere la residenza fiscale, basta che vado via dall'Italia e ho risolto. È una grande falsità, soprattutto oggi. È vero che, facendo un passo indietro, l'ordinamento italiano, come la maggior parte degli ordinamenti anche non di common law, si basano sulla regola della substance over form, no? Quindi si tende a dare credito e risalto alla sostanza delle cose, non alla forma. Ci sono delle regole che vanno rispettate. L'articolo 2 del testo unico mi dice che io sono considerato fiscalmente residente in Italia se sono iscritto all'APR, anagrafe della popolazione residente, per più di 183 giorni in un anno civile, e devo fare attenzione, devo ricordarmi di cancellare da quell'APR, altrimenti do la possibilità al fisco di venirmi a contestare. A torto o a ragione, la contestazione arriverà. Terza falsità sul concetto di residenza fiscale: si applica la regola dei 183 giorni in tutto il mondo. Non c'è niente di più falso. Ognuno applica la regola che vuole, i paesi sono liberi di autodeterminare il primo concetto, il proprio principio di residenza fiscale, di decidere come legare un contribuente al territorio. L'Italia applica 183 giorni, lo applicano la Spagna, lo applica il Portogallo, ma molti altri paesi applicano un presence test, se mi segui già lo sai, per esempio gli Stati Uniti, per esempio l'India, per esempio anche il computo dei giorni che fa lo United Kingdom è particolarmente non complesso, ma diciamo macchinoso. Altri, come sai, invece applicano il principio della nazionalità, come gli Stati Uniti, il più famoso su tutti quanti. Bisogna però fare attenzione, perché ci sono tanti altri paesi che applicano regole diverse, o addirittura paesi a cui non importa il numero di permanenza. Penso a Cipro, con la regola dei 60 giorni, penso a Malta, che invece non ha nessun minimum staying requirement, molti paesi dei Caraibi, o la stessa per esempio Georgia, se vogliamo spostarci un po' più a est sul mappamondo. Quarta misconception, quarta falsità sul concetto di residenza fiscale: mi trasferisco in un paese a tassazione territoriale,
e con quella residenza fiscale di quel paese faccio che mi pare. Ecco, non c'è niente di più falso. La maggior parte dei paesi si sta adeguando agli ordinamenti, diciamo, alle regole introdotte dall'OCSE, i cosiddetti BEPS introdotti nel 2015, e non solo. Si va verso un processo di armonizzazione, se vogliamo volgarmente di globalizzazione, anche delle normative, nella misura in cui abbiamo visto quello che sta succedendo per esempio a Dubai in questi giorni. Se si vuole diplomaticamente e sotto un profilo commerciale rientrare all'interno di un network internazionale, si è costretti tra virgolette a cedere qualcosa, e quindi si va verso lo scambio di informazioni automatiche finanziarie internazionale, si va verso l'aumento delle aliquote nominali delle tasse, eccetera eccetera. Quindi anche i paesi a tassazione territoriale hanno le loro regole. Anche se mi trasferisco in un paese a tassazione territoriale, devo fare attenzione a cose come l'estroversione, devo fare attenzione a cose come la stabile organizzazione, devo fare attenzione a cose come la permanenza fisica all'interno del territorio, devo fare attenzione alle regole per esempio del non domicile piuttosto della remittance, che come abbiamo visto per esempio in Malesia sta cambiando. Quindi anche trasferirsi in un paese a tassazione territoriale non ti dà l'invincibilità assoluta contro il mondo e contro le tax authorities del pianeta Terra. Quinta e ultima misconception, quinta e ultima falsità sul concetto di residenza fiscale è: tanto non mi trova nessuno. Mi dicono: vabbè Luca, io me ne vado, ma tanto che vuoi, perché devono cercare proprio me? Di nuovo si va verso, diciamo, l'automazione dei database. Le autorità fiscali saranno ormai in grado, se già non lo sono, di farvi il computo dei giorni in tasca delle vostre permanenze. Poi ci sono cose che abbiamo già citato: CRS, lo scambio di informazioni, il FATCA per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra Stati Uniti e il resto del mondo. Quindi il tanto non mi succede niente va considerato anche alla luce del fatto che esistono dei periodi di tax assessment, cioè quando tu vai via in un determinato anno fiscale, quell'anno fiscale, per esempio il 2023, può essere accertato dal fisco fino al quinto, sesto anno successivo, in determinati casi anche oltre. Quindi magari dopo 5 anni tu non sai più nemmeno quando sei andato via dall'Italia, e allora bisogna prevenire, e allora bisogna pianificare. Per cui, se sei alla ricerca del tuo best relocation plan, hai bisogno di una pianificazione fiscale internazionale, ti invito a cliccare il link in descrizione e a prenotare una consulenza con me o con un membro esperto del mio team. Noi ci rivediamo nel prossimo video.